Ok, eccoci qua per parlare, dopo tanto tempo che non ci sentiamo, che non ci vediamo su questo canale, per parlare di nuove tecnologie. Oggi vorrei parlarvi della stampa 3D, stampanti 3D. Di cosa si tratta? Si tratta di un macchinario che è come le nostre stampanti per scrivere sui fogli, stampa utilizzando un ulteriore mezzo, quindi al posto dell'inchiostro usa un filamento per stampare materialmente qualcosa che non è più solo in 2D, ma è proprio si sviluppa quindi in 3D. Qua ci sono diversi esempi. È un macchinario, secondo me, ormai fondamentale, cioè l'uso anche in campo archeologico e didattico e museale sarà qualcosa, se non è già ampiamente usato, lo sarà nei prossimi anni. Io l'ho scoperta relativamente da poco come tecnologia, nonostante sapessi che esisteva, che si poteva impiegare, però effettivamente mettere le mani sul macchinario è stata tutt'altra cosa. Ho dovuto imparare a usare il programma, ho dovuto imparare a capire la meccanica della stampante, ad esempio anche semplicemente come inserire il filo e come alimentare la stampante, come settare le varie caratteristiche per la stampa, come ottimizzare la stampa, come strutturare il modello 3D, dove trovare i modelli 3D. Insomma, sono tutta una serie di passaggi che per il neofita non sono molto chiari, cercherò di affrontarli in questa sede. In questo video voglio soltanto farvi vedere quali sono le potenzialità del mezzo. Io sono archeologo, mi occupo di archeologia, mi occupo di didattica, di ricostruzioni museali, di ricostruzioni per la rievocazione storica e ovviamente anche di scavi. Oltre all'importanza di poter eseguire una fotogrammetria sull'oggetto, quindi di fotografare e renderizzare poi quell'oggetto nello spazio virtuale, nell'ambiente virtuale, quindi nel 3D del nostro computer. Quindi fare l'esatta copia di un oggetto non è soltanto la potenzialità di avere una copia virtuale, ma poi di stamparla. Ad esempio, questa è la copia ottenuta tramite fotogrammetria di un modello disponibile in internet di questo menhir che si trova a Karnak, che è il più grande di quella zona, e che io ho stampato in questa scala e ho riprodotto a scopi didattici e museali. Cioè possiamo far vedere ai bambini com'è la copia di un oggetto che altrimenti si trova a centinaia di chilometri di distanza, oppure possiamo far vedere la copia di un oggetto che è troppo delicato da poter essere maneggiato, oppure la copia di un monumento che è così lontano che richiederebbe un viaggio per poter essere visto, se non tramite una foto, un video, oppure tramite una ricostruzione. E infatti qui vedrete diverse di queste ricostruzioni che vanno dal più semplice al più complesso, di monumenti archeologici diffusi, dislocati in tutto il mondo. Ad esempio, io ho iniziato da un modello semplicissimo, da questo modello di un dolmen dell'area nord europea, per far capire alle persone come si sviluppino effettivamente questo tipo di monumenti, che poi sono tra i più semplici, si sviluppi il corridoio e come questi ambienti vengono chiusi. Quindi o con una volta cosiddetta a falsa cupola o architravata, quindi con una serie di architravi lineari, ma la cosa che voglio farvi vedere è come dallo stesso modello con una stampante 3D potrete ottenere due riproduzioni in scala identiche nei loro elementi fondamentali. Quindi questo modello è semplicemente quest'altro modello reso più piccolo. La differenza della base non è importante perché potete decidere anche come fare le basi. Infatti, quando vi approcciate alla stampa 3D, dovrete sapere che la stampante in genere produce una base per l'oggetto che volete realizzare. Potete anche decidere di non metterla, la base ovviamente, però ci sono ovvie conseguenze, ad esempio una possibile mancata adesione del progetto al piano di lavoro, e alla fine del processo questi due elementi si separano e voi avete o la riproduzione con una basetta oppure senza. Io lo preferisco per questioni anche di possibili realizzazioni di diorami. Cos'altro c'è? Come vi ho fatto vedere il modello di prima,
del dolmen. Questo ad esempio è il tempio di El Caracol in Sud America. Vedrete come questo piccolo tempietto sulla mia destra è esattamente la stessa replica di questo in dimensioni molto più grandi. Cosa è avvenuto? Questo, vabbè, è l'originale, questa è la ricostruzione di come doveva apparire costruito originariamente, però per farvi capire la differenza di proporzioni tra il modello con la piattaforma su cui è insediato e lo stesso oggetto, la stessa torre ingrandita. Si vede proprio questa differenza di come i due oggetti abbiano delle dimensioni poi effettivamente importanti. Avendo una stampante con un piatto di stampa molto più grande, avrei potuto realizzare una miniatura, tra virgolette, di dimensioni ancora superiori. Quindi ho voluto realizzare questa per far capire che la stampa non è soltanto più o meno in orizzontale, ma si può anche elevare, come nel caso ad esempio del menhir. I limiti però sono la nostra piastra di lavoro e l'altezza che raggiunge il macchinario. Ci sono diverse stampanti, alcune costano poco, relativamente poco, sono adatte anche ai bambini, altre costano migliaia di euro, altre ancora sono a uso industriale, altre ulteriori sono talmente grandi che non starebbero dentro questa stanza. Possono stampare filamenti, possono essere con resine, possono essere con polveri. Ovviamente io per fare questi ho usato il filamento, perché quelle con resina sono tossiche, non si possono usare in un appartamento. Quelle con polveri potrete capire che sono anche più complesse di quelle con la resina. Cosa vi posso far vedere? Vi posso far vedere due passaggi della lavorazione. Questo è lo stesso modello, però leggermente più piccolo questo alla sinistra, però potrete vedere che questo è incompleto. Perché è incompleto? Si tratta di un mio errore durante la stampa, in cui è venuto a terminare il filamento bianco e sono passato a questo filamento fosforescente, però questo vi fa capire come è sviluppato il modello internamente. Quindi il modello non è vuoto, ma presenta una struttura che noterete anche da questo modello tramite la trasparenza. Ad esempio si può notare anche il menhir vedrete ha una sorta di reticolo interno che ovviamente con pensiamo anche a questa piramide, si vede chiaramente come con l'uso del filamento bianco non si noti più di tanto perché la superficie è opaca. Siccome la superficie, il filamento è fosforescente, si illumina al buio, è chiaro che si può vedere anche attraverso. Però questo è per evidenziare quale sia la struttura interna e perché venga fatta questa struttura interna. Ovviamente questa non è la struttura interna della piramide originale, ma la struttura interna del nostro modello, che necessita di questo supporto per poter costruire il modello stesso. Perché se ci fosse un vuoto internamente, la struttura potrebbe collassare e ovviamente il nostro modellino alla fine non riuscirebbe. Cos'altro c'è di intrigante in questa tecnologia? A parte le diverse dimensioni che vi ho fatto vedere che si possono raggiungere, ad esempio in questo modello questo è leggermente più grande perché col tempo ho capito come ottimizzare le dimensioni del mio piatto di stampa. Ovviamente voi potrete rendere delle dimensioni che sono il massimo nel vostro piatto di stampa, però che non sono necessariamente aderenti all'originale. Per farvi capire, questa piramide nella realtà è gigantesca e questa piramide nella realtà è un decimo della dimensione di questa. Io le ho realizzate entrambe, come se, e questo si capisce anche dalla differente inclinazione che hanno le due piramidi. Questa è molto bassa, tra virgolette, perché è enorme. Questa invece è molto più ardita nella sua costruzione perché è molto più piccola. Potrete capire che non necessariamente la stampa che fate riflette poi le dimensioni e tra i diversi monumenti le stesse proporzioni, ma che dipende unicamente dalle scelte che andate a fare su quanto sfruttare il vostro piatto di stampa. Ad esempio, se io realizzassi una proporzione tra tutte queste stampe, questa sarebbe il modello più grande e questo probabilmente sarebbe il modello più piccolo, cioè sarebbe di dimensioni talmente piccole che accostato a questa neanche si vedrebbe.
Ovviamente questo ha scopi puramente didattici, però un'altra cosa per farvi capire, per terminare anche il video, tra le varie riproduzioni proposte vi sono quelle di edifici anche abbastanza complessi. Questo ad esempio è il Tempio del Sole che si può osservare nella città inca di Machu Picchu, oppure due templi egizi, e qua si vede chiaramente quello che vi dicevo riguardo alle trasparenze e alla costruzione interna del modello. Qua si notano ovviamente i poligoni e i vari triangoli che permettono la costruzione dei modelli, e vedete come questi sono copie in scala dei templi egizi che sono a Luxor e a Karnak. Oppure, ancora più interessante, la realizzazione del famosissimo complesso monumentale di Stonehenge, con due modelli che apparentemente possono sembrare diversi per la semplice scelta del filamento utilizzato, ma che nella realtà sono diversi perché questo modello è stato realizzato senza supporti, mentre questo, molto più sporco, vedete, ha in mezzo ai triliti delle specie di colonnine che sono i supporti per la stampa. Questa è stata una delle mie prime stampe, come d'altronde capirete dalla stessa presenza del filamento bianco che vi ho detto che a un certo punto è terminato. E ovviamente sulla base anche della bontà del modello voi otterrete una stampa che è molto pulita, oppure una stampa come in questo caso in cui, oltre che essere sporca già di per sé per una serie di problematiche, è anche, come dire, più problematica, più sporca per la scelta di mettere dei supporti. Al tempo ero convinto che i triliti non potessero essere realizzati perché avevano questi vuoti tra un pietrito e l'altro. Nella realtà invece esce tranquillamente, anzi, nella realtà addirittura in uno spazio così come questi architravi in questo corridoio dolmenico possono essere realizzati senza troppo sforzo. Ovviamente più aumentano le dimensioni. Pensate ad esempio a questo ingresso con l'architrave di questo tempio egizio. Ovviamente più aumentano le dimensioni, più è possibile che lo spazio tra i due piedriti possa causare dei problemi e la struttura possa collassare. In questo caso ad esempio ho usato dei supporti, però erano dei supporti talmente invisibili che è stato facilissimo toglierli. Quindi questa è quanto. Un nuovo argomento per questo canale, ho dedicato un canale a parte interamente per la realizzazione di progetti in 3D, si chiama Alex the Italian Maker, lo curerò su YouTube in via separata come anche su Instagram, mentre per Sardinian Warrior userò questa tecnologia, per questo canale di YouTube userò questa tecnologia per parlare di riproduzioni, ricostruzioni museali, storiche, con fini didattici o comunque scientifici. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, date un colpo al bottone del like, iscrivetevi e noi ci vediamo su questo canale per nuovi video dedicati all'archeologia, alla storia e alle ricostruzioni. Un caro saluto, a presto, ciao!